Yoshio Kodaira è stato un soldato giapponese, stupratore e serial killer. La sua follia lo ha portato persino a conficcare una spada nel ventre di una madre in attesa e a violentare una donna morta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video True Crime. Anche oggi parleremo di un caso di cronaca nera giapponese. Il protagonista della storia di cui andrò a parlarvi è forse il più efferato serial killer giapponese dei tempi moderni. Il suo nome è Kodaira Yoshio. È nato nel 1905 ed era figlio di un uomo violento e che spesso finiva per bere troppo. Kodaira è stato descritto dalla sua maestra delle elementari come un alunno disattento e svogliato, uno che faceva botte con tutti, quotidianamente. Questo suo schema è continuato per tutte le sue scuole elementari e forse per via anche di questo ostacolo che lui aveva, infatti soffriva di gravi balbuzie. Egli aveva spesso dei voti molto bassi e si è diplomato a malapena, con il 21° posto in una classe di 23. Terminate le scuole elementari, è andato subito a lavorare in una fabbrica di metalli di Tokyo, al posto di continuare con l'istruzione superiore. Ha fatto anche una serie di lavori da operai, ma nessuno dei quali è durato più di qualche mese. All'età di 18 anni aveva già prole. Tuttavia, forse per sfuggire agli obblighi parentali, ha deciso di arruolarsi nella Marina Imperiale Giapponese. Kodaira sembrava abituarsi fin da subito a questo suo nuovo ruolo. Nel 1927 è stato coinvolto nell'azione militare giapponese contro la Cina continentale, partecipando a varie atrocità che includevano anche lo stupro e omicidio di civili inermi. Come descrisse in seguito un episodio, e qua citiamo testuali parole, 4 o 5 dei miei compagni ed io entrammo in una casa cinese, legammo il padre e lo chiudemmo all'interno di un armadio, rubammo i gioielli e violentammo le donne. Abbiamo persino conficcato una spada nel corpo di una donna incinta e le abbiamo estratto il feto dalla pancia. Anch'io ho partecipato a queste azioni depravate. E lui, oltre a queste parole, ha confessato di averne amato ogni singolo minuto di quella giornata. Tornato alla vita civile, nel 1932 Kodaira sposò la figlia di un sacerdote shintoista, nonostante le obiezioni del padre. L'unione fu burrascosa e culminò quando Kodaira finì per picchiare a morte il suocero con una spranga di ferro, ferendo nel frattempo anche altri membri della famiglia. Per queste azioni è stato condannato a 15 anni di lavori forzati, ma fu rilasciato con l'amnistia generale del 1940 e trovò lavoro come impiegato civile in una struttura navale di Tokyo. Iniziato il lavoro come impiegato civile, la maggior parte dei suoi subordinati erano donne e Kodaira aveva l'abitudine di spiarle mentre facevano il bagno dopo il lavoro. Il 25 maggio del 1945 violentò e strangolò una di loro, la 19enne Miyazaki Mitsuko, e nascose il cadavere dietro un rifugio antiaereo della struttura. A quell'epoca il Giappone era sottoposto a frequenti attacchi aerei e le sue fortezze insulari nel Pacifico cadevano sotto i colpi degli invasori, e il crimine di Kodaira passò inosservato mentre il caos della guerra distraeva la polizia dai suoi criminali. Forse incoraggiato dal fatto che le sue azioni non hanno avuto nessuna conseguenza, il mese successivo, ed esattamente il 22 giugno, violentò e strangolò un'altra donna, la 30enne Ishiyori. 3 settimane più tardi, il 12 giugno, ripeté la procedura con una nuova vittima, questa volta la 32enne Nakamura Mitsuko, e successivamente colpì ancora. Ha fatto fuori Kondo Kazuku, 22enne, la 21enne Matsushita Yoshie, la 17enne Shinokawa Tatsue e anche la 19enne Hiroko. Kodaira si prese una pausa di 6 mesi prima di colpire ancora. In quest'ultimo caso, infatti, quello di Hiroko risaliva al 30 dicembre. Tuttavia, passati 6 mesi, esattamente il 30 giugno del 1946, uccise la sua prossima vittima,
la quindicenne Abe Yoshiko. Ce ne vorranno tuttavia altre due prima di essere finalmente catturato dalla polizia. Senza più dipendenti, donne da vittimizzare, Kodaira aveva elaborato un nuovo approccio per se stesso, pighellonando nei luoghi pubblici e offrendosi di aiutare le giovani donne ad acquistare cibo o altri articoli sul fiorente mercato nero di Tokyo. Fu così che Kodaira incontrò la 17enne Midori Kawa Ryuko il 10 luglio, instaurando un'amicizia che comprendeva visite a casa di lei, dove lui, stupidamente, fornì il suo vero nome ai genitori della giovane. Questo costò veramente caro a Kodaira. Ryuko è scomparsa il 6 agosto di quell'anno, uscendo di casa per incontrare Kodaira per un presunto colloquio di lavoro. Il suo cadavere è stato trovato nudo nei pressi nei templi di Zoyoji di Tokyo pochi giorni dopo. Un secondo corpo è stato poi trovato nelle vicinanze e fu identificato come quello di Shinokawa Tatsue, di cui i genitori avevano denunciato la scomparsa a Shibuya. La polizia cercò Kodaira dopo aver ottenuto il suo nome dai genitori di Ryuko. Kodaira confessò i suoi crimini senza chiedere clemenza e fu condannato a morte il 20 agosto del 1947. Oltre agli omicidi, confessò anche 30 o più stupri le cui vittime sopravvissero. 2 anni e 2 mesi più tardi, esattamente la mattina del 5 ottobre del 1949, Kodaira fu impiccato nella prigione di Miyagi. All'indomani dell'esecuzione, lo scrittore giapponese Edogawa cercò in qualche modo di dare un senso a questo caso, e qua cito quello che scrisse Edogawa: il tipo di crimine commesso non era particolarmente insolito, ma averlo ripetuto usando gli stessi metodi era decisamente insolito. Questo incidente può essere attribuito, forse in qualche modo, al rilassamento dei costumi che si è verificato dopo la fine della guerra. Questo perché tutti noi, il criminale, le sue vittime e la società giapponese in generale, siamo in qualche modo colpevoli. Inoltre, l'atmosfera di abbandono sociale provocata dalla sconfitta del Giappone ha fatto emergere la bestia di questi individui, in particolare negli uomini tornati dalla guerra. Io non sono particolarmente d'accordo con quello che ha detto Edogawa, però è interessante vedere come Edogawa ha fatto questo paragone tra la bestia e questi soldati tornati dalla guerra. Edogawa sembrava pensare che questa, virgolette, bestia fosse stata deliberatamente evocata dalle tattiche belliche giapponesi e che si rivelano in incidenti come quello che è successo a Nanchino, dove almeno 300.000 civili disarmati furono uccisi a sangue freddo, anche se alcuni dati dicono che sono stati fatti fuori addirittura 1 milione di persone. Ragazze e donne sono state violentate a decine di migliaia in un'orgia di violenza ufficialmente condonata e condivisa dagli ufficiali superiori. Io, ragazzi, non ho mai affrontato il caso di Nanchino perché è comunque una storia molto spinosa, molto controversa. È veramente difficile trattare di questi argomenti in un video di YouTube, quindi non so se mai avrò la possibilità di parlare mai dell'orrore che è successo a Nanchino. Devo dire, mi piacerebbe, ma credo di non sentirmi ancora pronto. E tra l'altro, una cosa che però può emergere da questa, diciamo, sottotesto di questo articolo di Edogawa, è che forse era più confortante condividere la colpa tra le vittime di Kodaira che riconoscere la verità, cioè quella che il Giappone imperiale avesse deliberatamente e consapevolmente prodotto una generazione di spietati stupratori e assassini. Qua devo dire che queste parole sono molto gravi e questo è veramente un attacco che questo scrittore ha fatto, però dovete anche considerare il momento in cui lo ha scritto questo articolo e la frustrazione di dover vivere una guerra. Secondo me, proprio in un momento come questo, con tutto quello che sta succedendo comunque in giro per il mondo, mi fa veramente strano parlare di questo argomento, perché mi sembra che la storia si stia ripetendo, non in Giappone certo, però comunque alla fine siamo tutti parte dello stesso mondo, e trovo disgustoso che al giorno d'oggi ci possano ancora esistere delle guerre. Penso davvero che sia veramente una sconfitta per l'umanità da tutti i fronti, e che l'uomo non proprio imparato nulla se ci troviamo ancora in questo tipo di situazioni. Ragazzi, non volevo dilungarmi troppo o aprire troppe
argomentazioni portando questo caso, però spero che abbiate apprezzato lo stesso. Io vi ringrazio veramente tantissimo per avermi seguito. Scrivetemi per favore qui sotto che cosa ne pensate di questo caso o in generale di tutto quello che sta succedendo in questo momento nel mondo e io spero veramente di potervi vedere nel prossimo video. Un grazie da Seba. Ciao.